Rappresentanza politica correlata con il divieto di mandato imperativo. Oggi avete riflettuto sull'articolo 67 della Costituzione. Cosa emerge da questo dibattito? Il libro si interroga in effetti sulla rappresentanza politica, come si è evoluta in questi tempi, e sull'autonomia e anche sulla capacità di iniziativa dei parlamentari rispetto ai gruppi parlamentari. Ma il vero nocciolo è sui partiti politici. Allora la domanda che noi ci siamo posti è come i partiti politici possono rappresentare una società frammentata come la nostra, in un mondo globalizzato come è il mondo nel quale viviamo, e con una grande capacità e una grande forza dei cittadini di voler ritrovare una capacità di essere protagoniste. Allora questa è la domanda che noi oggi ci siamo posti, e credo che un politico, ovviamente io non sono uno studioso come tantissimi altri, come il professor Nicosia, un politico si deve porre il problema se l'azione dei nostri partiti sono adeguate a rispondere alle esigenze di questo territorio. E quindi la domanda che mi pongo è anche una domanda che deve trovare subito la forza per poter essere applicata nel concreto, e come il Partito Democratico oggi deve saper interpretare i bisogni della società, riportarli nel Parlamento, dare una strattonata al governo, perché sicuramente la Calabria ha bisogno di attenzione, ha bisogno di un protagonismo. I membri del Parlamento sono liberi di esercitare le loro funzioni senza vincolo di mandato, quanto rappresentanti della nazione nella sua interezza. Felice Caristo, oggi avete riflettuto su tale articolo della Costituzione, si è parlato anche di finanziamento ai partiti, Nicodemo Oliverio si è espresso, insomma, chiaramente, affermando che anche quella è una forma di democrazia. Assolutamente sì, e questo tema poi ha una contestualità enorme, considerando che nel contratto di governo si vuole introdurre il vincolo di mandato facendo riferimento alla Costituzione portoghese. Oltre ad essere previsto dall'articolo 67 della Costituzione, anche l'articolo 41 dello Statuto Albertino già faceva riferimento che il deputato, anche in un regime non del tutto democratico, ma già il deputato non rispondeva alla provincia di elezione ma alla nazione nella sua interezza. Quindi il concetto di nazione, anche a prescindere dal principio democratico, perché non esisteva ancora l'articolo 1 che assegnava la sovranità popolare al popolo.